Tutti protagonisti, nessuno escluso. Questo lo slogan dei Giochi della Gioventù, questo lo slogan della festa provinciale dei Giochi della Gioventù per la provincia di Pescara, che si è svolta nella mattinata di venerdì 21 maggio allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara. Le classifiche sono state stilate non in base alle individualità, ma in base alle classi, quindi le individualità utili per concorrere la classifica finale. Per le terze medie ha vinto la scuola media di Cepagatti, per le seconde medie ha vinto la Silone di Montesilvano e per le prime medie ha vinto ugualmente la Silone di Montesilvano. Ma in questi casi davvero l'agonismo c'entra poco, c'entra l'aggregazione di oltre 1000 ragazzi che hanno animato il manto erboso e la pista dello stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, sfidandosi tra virgolette sulla base di percorsi, staffette, pallavolo, basket, salto in lungo, vortex e tanto divertimento. Servizio e interviste. Stanco ma soddisfatto, immaginiamo, il presidente del CONI provinciale di Pescara, Enzo Imbastaro, per questa festa provinciale dei Giochi della Gioventù che rappresentano un po' il clou della vostra attività nel 2010. Sì, questa manifestazione è l'epilogo di una serie di interventi fatti presso le scuole medie della provincia di Pescara, e che hanno visto coinvolti più di 3.000 ragazzi della scuola media. E qui ce ne sono oggi 1.000 in rappresentanza delle migliori classi prime, seconde e terze di ogni istituto che ha partecipato a queste fasi. Quindi è una grande soddisfazione. Cerchiamo con questa attività fortemente voluta dal CONI centrale di far conoscere l'attività sportiva in un modo non agonistico, prettamente agonistico, ma di partecipazione globale della classe. Ogni ragazzo dà il proprio contributo al risultato finale della classe, infatti alla fine c'è una classifica per classe ma non individuale. Marchio Giochi della Gioventù è un marchio che ha portato tanto allo sport italiano. Negli anni scorsi, fino ai primi anni 90, i Giochi della Gioventù erano praticamente l'attività fra le varie scuole delle varie province, che poi avevano un epilogo con le fasi provinciali, regionali e nazionali, dove c'era una fase agonistica, e quindi da queste manifestazioni dei Giochi della Gioventù sono uscite tantissimi campioni che poi hanno partecipato anche ai Giochi Olimpici. Ogni ragazzo prova moltissime discipline: la staffetta, il tiro a canestro, la pallavolo, il salto in lungo, percorsi vari, il lancio del bocca, e quindi hanno la possibilità di misurarsi in questo modo. Ci è venuto a trovare anche Roberto Renzetti, l'assessore alla pubblica istruzione e alla sanità del comune di Pescara, una presenza gradita. Poi effettivamente torniamo un po' tutti quanti indietro con gli anni quando vediamo i Giochi della Gioventù, no? Infatti è veramente un splendido colpo d'occhio assistere a questa finale provinciale dei Giochi della Gioventù, un momento importante di socializzazione per i giovani, lo sport inteso veramente come momento aggregante, dove c'è sempre quel filo di competizione che non guasta mai, ma una competizione sana, così come dovrebbe essere veramente lo sport. Un plauso va al CONI, al presidente Enzo Imbastaro, per queste splendide iniziative che
comunque porta avanti e in itinere. Oggi vediamo tutte le finaliste, le classi finaliste delle scuole della provincia di Pescara e devo dire veramente un momento importante di aggregazione. Sono contento come amministratore e come amministratore della pubblica istruzione cittadina. Con l'assessore allo sport del comune di Pescara, Nicola Ricotta, siamo in pista, proprio pronti quasi a gareggiare. Ci fa piacere, ci deve far piacere riscontrare che i giochi della gioventù esistono ancora e rappresentano ancora un po' il clou degli eventi del CONI. Sì, più che il clou degli eventi del CONI, secondo me è l'elemento principale, la manifestazione più importante per la divulgazione dell'attività sportiva, motoria in generale, in un'età molto ricettiva da parte del ragazzo. Questo dovrebbe essere l'ABC di un insegnamento che però purtroppo negli anni poi voi per la nostra impostazione proprio a livello nazionale viene gradatamente scemando. Di Penne, Gabriele Pasqualone è qui anche un po' in veste di appassionato, perché lui è uno sportivo, ha un figlio sportivo, qui si parla di podismo, di atletica in generale, però i giochi della gioventù sono tutto. Sì, sono tutti, innanzitutto complimenti al CONI, al suo presidente che ha organizzato una bellissima manifestazione, si vede già dalla partecipazione. Io sto allo sport oramai da tanti anni e vedere queste cose mi rincuore tantissimo e mi sta veramente rallegrando, perché è una cosa che si può fare anche più volte durante l'anno per avvicinare lo sport ai ragazzi, ai giovani, che è una cosa importantissima per allontanare da tante altre cose molto brutte. Lui è un volto noto della Federazione Italiana Gioco Calcio, ma in questo caso Santa Croce rappresenta il CONI come vicepresidente vicario. Avete fatto tutti quanti un grande sforzo per portare tutta la vostra attrezzatura, tutti i vostri collaboratori, e parlo del CONI, allo stadio per uno degli eventi clou del vostro comitato pescarese. Ma è un evento clou del comitato pescarese, ma è anche un evento clou del CONI nazionale. Questa è una manifestazione che si svolge a livello d'Italia e noi come CONI di Pescara abbiamo voluto fare la nostra figura avendo questa bellissima struttura. È giusto anche che i ragazzi godano di questo beneficio. La festa provinciale dei giochi della gioventù, stadio Adriatico, Giovanni Cornacchia di Pescara. Sono con Pasqualino Del Rosso, che è il coordinatore di educazione fisica per l'ufficio scolastico provinciale di Pescara. Sono oltre 1000 i ragazzi delle scuole medie della provincia di Pescara. È una mattinata importante perché questa è una delle manifestazioni più seguite, più partecipate di tutta l'attività sia del CONI provinciale di Pescara, ma di grande interesse per l'ufficio scolastico provinciale. Sì, l'ufficio scolastico dove c'è sport è logico che ci sia anche la sua partecipazione. È una giornata dove partecipano circa un migliaio di ragazzi di tutte le scuole medie della provincia di Pescara. È una bellissima giornata, io mi auguro che il tempo mantenga e si riesca a terminare questa giornata nelle migliori prospettive. Che dire, quando si vede questo stadio pieno di ragazzi, pieno di insegnanti di educazione fisica, per me è solo un piacere, penso che sia per gli insegnanti stessi e per i genitori che hanno accompagnato anche i loro figli. Parliamo un po' dal punto di vista scolastico, no? Ma la scuola resta l'unica strada possibile da seguire per lo sport, per sopravvivere, tutti gli sport? Io sono dell'avviso che la scuola ha la sua importanza, è importante che questi ragazzi facciano dello sport, che inizino con la scuola e poi eventualmente, se loro vogliono continuare, è giusto che praticano le loro discipline nell'ambito di qualche società, ma il fulcro, l'aspetto importante è che la scuola abitui questi ragazzini a fare appunto dell'attività sportiva e di conseguenza queste sono delle giornate che racchiudono tutta un'attività annuale e di conseguenza danno anche la possibilità a questi ragazzi di poter svolgere questa giornata in questo bellissimo ambiente che è lo Stadio Adriatico.